Elena ha pubblicato il suo primo libro ed è ancora fidanzata con Pietro, un buon partito di famiglia potente, intellettuale e di sinistra, nonostante l'incontro con Nino Sarratore abbia risvegliato in lei il desiderio. Torna a Napoli, dove legge le prime recensioni poco entusiastiche al libro, che la giudicano troppo spinta e libertina. Nel 1968 Elena va a Milano nel pieno delle occupazioni studentesche. Qui incontra anche il suo vecchio fidanzato del periodo pisano, Franco Mari, che si mostra disinteressato a lei, ma comunque ancora con il carattere combattivo e ribelle di sempre. Incontra anche Silvia, una ragazza sola e in difficoltà nel prendersi cura del figlio neonato, per poi scoprire che il padre del bambino, che ha abbandonato entrambi, è proprio Nino. Torna a Rione, dove il fidanzato la raggiunge per chiederle la sua mano, donandole l'anello della nonna. Il padre è mite, le vuole bene e approva. La madre è invece sempre aspra e severa, soprattutto dopo aver scoperto che Elena si sposerà solo con rito civile. Per assecondare la madre, allora Elena dona alla famiglia TV e telefono, così anche la donna finalmente dichiara la sua approvazione verso il loro matrimonio. Mentre si trova ancora a Napoli, Elena viene chiamata dai suoi vecchi amici Enzo e Pasquale, che la avvisano che Lila sta male e che vuole parlare solo con lei. Lila racconta a Elena ciò che le è successo nelle settimane precedenti. Il lavoro stressante nella fabbrica di salumi Soccavo, dove Bruno non è più il ragazzo dai modi garbati conosciuto a Ischia, ma ora dirige il salumificio, sfrutta i lavoratori e la molesta. E i sacrifici e le prime ribellioni alle condizioni disumane in cui sono costretti a lavorare. Quando Lila in più ha scoperto che Bruno è sottomesso da Michele Solara e che quindi sia i Solara che suo marito Stefano Carracci hanno sempre saputo dove si trova, si è licenziata, crollando definitivamente. Si è ammalata gravemente e perciò adesso, ritornando al presente, Lila fa promettere alla sua amica di sempre che se dovesse capitarle qualcosa, dovrà prendersi cura di suo figlio Gennaro. Elena, per aiutare Lila a stare meglio, la porta da diversi dottori, che comunemente dichiarano la propria tranquillità sulla malattia, dicendo che è unicamente stanchezza. In più, durante una di queste visite, salta fuori la pillola anticoncezionale, che Lila dice subito di voler prendere. Soltanto più tardi una dottoressa dirà alle due ragazze che questa pillola serve per non restare incinta, ma non viene venduta con questo utilizzo, bensì con quello di regolare le mestruazioni, cosa chiaramente non vera. Dopo che Lila, Gennarino ed Enzo tornano a vivere a Rione della loro infanzia, Elena lascia Napoli per tornare a Firenze. Il 17 maggio del 1969 lei e Pietro si sposano con rito civile ed uno sfarzoso ricevimento organizzato dalla madre dello sposo. Quella sera Elena e Pietro passano la loro prima notte di passione, traendone piacere comune, e iniziano con entusiasmo la loro vita da coniugati. Elena rimane incinta e, dopo un po' di tempo, dà alla luce una bambina, Adele, dal nome della nonna paterna, detta Dede. La nascita della figlia non favorisce però la concentrazione di Elena, che fa fatica a scrivere qualcosa di significativo. Arriva anche a discutere con Pietro per il fatto che egli non l'aiuti a badare alla piccola. Dopo aver trovato una tata, Elena non si sente comunque ancora ispirata, iniziando a considerare il matrimonio come una prigione. Grazie ad una telefonata di Lila da Napoli, riesce finalmente a scrivere qualcosa di avvincente, basandosi sulle parole dell'amica e sui discorsi che con lei faceva da piccola. Arriva così a finire il suo secondo romanzo, che però alla madre di Pietro, Adele, non piace perché lo considera rozzo e lontano dal suo stile raffinato. La vita sessuale di Elena e Pietro è intanto molto attiva e, nonostante l'uso attento di preservativi, la donna rimane incinta una seconda volta di un'altra bambina, Elsa. È da poco nata la seconda figlia di Elena e Pietro, Elsa, chiamata così in onore della scrittrice Elsa Morante, e la tensione tra i due coniugi però inizia ad aumentare. In più Elena abbraccia la causa femminista che contraddistingue questi anni, partecipando a diverse manifestazioni. Un giorno però giungono a Firenze senza preavviso Pasquale e Nadia, che mettono in soggezione la piccola Dede e insultano Pietro, criticandolo per il suo sfarzoso stile di vita,
privo di fatiche e vero lavoro, e sottolineando come invece lui stesso, Pasquale, si sia dovuto spaccare la schiena tutta la vita per sopravvivere. Anche Elena viene pesantemente insultata da Nadia, che arriva persino a dire di preferire Lila a lei. Dopo essere rimasti a pranzo e aver usufruito dei piccoli agi di casa Airota, quali vasca da bagno e giradischi, i due rozzi ragazzi se ne vanno. Pietro, sentendosi oltraggiato, difende le persone come loro prima considerate viziate solo perché acculturate, e rimprovera Elena di essere amica di gente del genere, lontana dalla loro natura di studiosi. Elena gli rinfaccia di non sapere nulla di loro, di essersi costruito una brillante carriera solamente grazie al suo cognome, e Pietro le sferra uno schiaffo, che però urta più lui, cresciuto sempre in un mondo pacifico, che lei, abituata da sempre alla violenza sin dai tempi del rione. All'arrivo dell'estate, da Napoli Elena riceve la telefonata di Lila, che le chiede di poter mandare Gennarino per un mese da lei a Firenze perché è impegnata al lavoro come programmatrice all'IBM insieme ad Enzo. Al mare a Viareggio, la famiglia Airota e Gennarino si divertono e va tutto per il meglio, finché Elena non perde di vista Dede e Rino, per poi ritrovarli a giocare al dottore. Dopo un'accesa conversazione con Lila su Gennaro, Elena viene a sapere che la sorella Elisa ha intenzione di sposare Marcello Solara. Arrivati nella loro Napoli, anche per riportare Gennaro dai suoi genitori per vedere la famiglia Greco, vengono accolti a sorpresa a casa di Marcello ed Elisa, che vivono insieme. Al ricevimento partecipano tutti i membri delle famiglie interessate, che li ospitano per l'alloggio, nonostante abbiano prenotato un albergo. La sorpresa più grande per Elena è l'arrivo di Manuela Solara, che festeggia il suo 60° compleanno ed è una delle ospiti della riunione di famiglia, di cui Michele fa un lungo elogio durante il pasto. Elena viene a sapere dalla sorella, che ha conosciuto Antonio durante un viaggio in Germania, che lui lavora per la famiglia Solara e che il libro di Lenù è stato pubblicato in tedesco, cosa che la casa editrice aveva omesso di dirle. Il giorno dopo, la visita al magazzino informatico è il pretesto per le due amiche per parlare in modo confidenziale, isolandosi dagli uomini. Oltre a vari aneddoti, Elena viene a sapere che Nino è tornato a Napoli, che insegna all'università e che è sposato con un'ereditiera della Banca d'Italia. Vediamo Franco Mari e Silvia che a Milano, in piena notte, vengono aggrediti e brutalmente picchiati da una banda di fascisti, che violenta in gruppo Silvia e quasi uccide Franco di botte. Elena, appena saputa la notizia, corre con le figlie a casa di Maria Rosa, sorella di Pietro, dove trova il suo ex fidanzato ferito, arrabbiato e pieno di sensi di colpa per quanto successo a Silvia, nonché distrutto a letto e avendo ormai perso un occhio. In più, Elena partecipa ad una riunione femminista dove le presenti si lamentano delle violenze subite da Silvia. A Firenze, in più, il matrimonio tra Elena e Pietro si fa più distante, ma l'arrivo improvviso di Nino Sarratore sconvolge positivamente la famiglia Airota, tutta ammaliata da lui. Nino, inoltre, sprona Elena a scrivere qualcosa di avvincente sulla rivoluzione femminista, nell'attesa del ritorno a Firenze di Nino, invitato proprio dal marito Pietro. All'arrivo di Nino, Elena conosce Eleonora, moglie attuale di Sarratore, con cui si sente in competizione per bellezza e portamento. Ma in realtà Eleonora si dimostra molto cordiale ed interessata alla carriera di Elena. Anche Nino vuole leggere il testo che aveva incaricato la donna di scrivere e i due si avvicinano nuovamente. Eleonora riempie di regali le piccole Dede ed Elsa. E pochi giorni dopo Nino si ripresenta a Firenze per pranzare a casa Airota. Inoltre Adele chiama Elena per esprimerle il suo gradimento in merito agli ultimi scritti della donna, esortandola a spedirli subito alla casa editrice. Nino, a tavola, dice a Pietro di essere meno intelligente della moglie, cosa che offende aspramente il professore. Sarratore si offre poi di aiutare Elena a lavare i piatti e a mettere a letto le figlie. Quella stessa sera, nel cuore della notte, presa da un desiderio travolgente, Elena lascia la camera matrimoniale dove dorme con Pietro e sgattaiola in quella dove è Nino, con cui fa l'amore.
La mattina seguente Pietro, ignaro di tutto, si scusa con la moglie per il suo comportamento infantile del giorno prima, ma lei è ormai completamente presa da Nino, di nuovo. Elena e Nino portano avanti la loro relazione clandestina che spinge la donna a lasciare al mare Pietro e le bambine per tornare a casa dove passa 2 giorni di passione con Nino, dicendogli di voler lasciare Pietro, ma con grande delusione scopre che Nino non è intenzionato a lasciare la sua famiglia. Tornata al mare ha un confronto con Pietro, che inizia ad avere sospetti. I 2 coniugi sono ormai ad un punto di non ritorno e quando tornano a casa la situazione peggiora ancora, con Elena che accusa il marito di non averla mai amata e di non averle mai dato sostegno, confessandogli i sentimenti per Nino, ma negando inizialmente di averlo tradito. Elena e Pietro sono ormai separati in casa, con Elena decisa ad andare avanti per la sua strada. Ma un giorno riceve una telefonata da Eleonora, che la insulta pesantemente, scoprendo con gioia che Nino l'ha lasciata per tornare da lei. Elena allora prende coraggio e lascia Pietro, confessandogli la relazione con Nino. Pietro non la prende bene e la umilia davanti alle figlie, obbligandola a raccontare anche a loro perché Elena vuole lasciare Firenze. Neanche Lila prende bene la notizia, poiché le dice al telefono che sta facendo un errore e che Nino le farà del male. Tuttavia Elena, sentendosi finalmente libera di vivere la sua storia, parte con Nino per la Francia. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.